Che qualunque sia la gara riesce a offrirsi al massimo delle sue possibilità, a darsi in acqua al 100%. In acqua con lui Rogan e Viacciani, in arca di Viacciani, nel primatista europeo. Viacciani ha fatto un gran 100 metri e la sua gara sarebbe il 200, però questa mattina in batteria non è che mi ha entusiasmato. Forse però è anche vero che lui cresce con... Lui cresce con i turni però, Viacciani, tra l'altro l'abbiamo visto in crescita, anche nell'Europeo è andato molto molto forte, quindi io lo metterei tra quelli che possono, come dire, puntare ad una finale di alto livello, poi vedremo, insomma, perché c'è anche Marcus Rogan che sul podio c'è stato di questa gara, vorrebbe anche tornarci, secondo due volte, 2001 e 2005, lontano il 2003. Tanto Morita ha staccato 53 centesimi anche nei 200. La sua reattività è ai limiti del possibile, insomma. E riprendendo il discorso, molto bene in generale l'otto dei 100 dei dorsisti, guardando i 100, oltre al record mondiale di perso, l'otto al personale, Rogan, eccetera, ci sono diversi pretendenti alle medaglie. Hai visto? L'otto è uno spettacolo. Tra le subacquee hanno aiutato gli americani a migliorare moltissimo. Lochte credo che sia in assoluto quello che le fa al meglio. Sì, anche stasera ha guadagnato un mezzo metro a Phelps, per cui è tutto dire, insomma, loro hanno uno studio particolare di particolari, ci sarebbero le partenze rivirate, ne fanno fin da bambini e noi purtroppo siamo carenti in questo. Abbiamo comunque i margini. Comunque 56-79 con questa bellissima nuotata centrovasca fanno fatica dietro a tenergli, a tenere questo ritmo. 57-74 e Marcus Rogan il più vicino, Luca Marin sta viaggiando su buoni ritmi rispetto a quello che è il suo darsi nel 200 dorso. Non spaventi la distanza, questi viaggiano è non distanti. A 59-28 e per noi è una novità vederlo passare tanto veloce. Esatto, per cui bene. Se guardate come vira Luca e come vira Lochte, io credo che con la parte nuotata di Luca e le virate di Lochte un 1,57 lo potrebbe fare tranquillamente. Per darvi la dimensione dell'importanza della virata, un ibrido natatorio si potrebbe tentare. In ogni caso Lochte rallenta leggermente rispetto ai passaggi precedenti, quanto basta per andare a controllare. È sempre un po' pericoloso andare sotto il ritmo a dorso, insomma qui sotto il ritmo è anche una parola che non va usata. È personale. 56-62 per Rogan che arriva dietro all'1,55-99, sotto l'1,56 nella seconda fase della qualificazione. Lochte mette un punto rispetto al molto bravo, sì. E poi Luca Marin con un ottimo 1,59,81 scende sotto il limite dei due minuti. Beh, buon segno questo, Alberto. Sì, diciamo che lui c'ha tre stili che adesso sta migliorando. Purtroppo abbiamo la prima frazione dei 400 misti che era la sua gara, anche il Delfino, che abbiamo grossissime difficoltà perché non ha potuto allenarsi a Delfino per il fatto della spalla, quindi mi lascia molto molto dispiaciuto, perché penso che è un Delfino buono, anche se i nomi con i quali si dovrà misurare sono